Ma non sembrano mura fortificate. Il rione degli scultori, da quel che vedo. Siamo ancora in periferia. Non pensavo fosse un archeologo. Quello era mio padre, veramente. Io sono solo una ladra, ricordi? Ehi, la nostra auto ha un verricello? Sembra di sì. Ottimo. Allora ci penserà lui a queste porte. Vuoi buttarle giù con la forza? L'idea è quella, se non hai la dinamite. Qui comandi tu. Lo prendo come un no. Bene a tutti ragazzi e benvenuti in questa pietosa puntata di Uncharted e la realtà perduta. Come vedete, lo stile è uguale. Chi sono queste due? La Tucca. Analizziamo la Tucca. La Tucca in questione, messa là nella macchina, è praticamente la cattiva di Uncharted, come avete ben notato. Ma in questo episodio spin-off, appunto, il portale, diciamo che è diventata buona. Lei si chiama Freezer, è praticamente una tizia a caso che sono tipo amiche, diciamo così, che il padre, come avete sentito, era archeologo, comunque si occupava di ste robe. Non abbiamo Nathan, non abbiamo Sam, non abbiamo Elena, nessuno, ne hanno baffuto, sembra piaciuto, ma appunto abbiamo... L'abbiamo capito, stai zitta, sto spiegando una cosa. E dobbiamo trovare praticamente un tesoro induista, che ovviamente è conteso da cattivoni. Cattivone, come sempre. Quindi andiamo a legare sto coso qua. Ok, così potrebbe andare. Ho visto che... Andiamo, sapevo io. Grazie della pizza. Va bene, ragazzi, vediamo tu. Raga, ho dovuto ammazzare qualcuno. Eccoci qua. Adesso facciamo che tomaccia. No, ancora no. Ok. Ora ci siamo. Possiamo andare. Ok, quindi sono lei una ladra e lei appunto è l'ex cattivona pendita e andiamo a... Sei silenziosa? No, sto parlando veramente. Mi aspettavo avessi più rispetto per la storia. Hai devastato un'antica rovina indiana. Oh, nel nostro campo i sentimentalismi possono costare la pelle. XD. Ok. Non so dove sto andando, ma va bene. Infatti questa è l'entrata, non ha molto senso. Aiuto. Ma l'hai fatta apposta? Sì. Diciamo di sì. L'ho fatta apposta, baby, l'ho fatta apposta. Comunque, vi devo dire che è molto molto bello ed è molto simile ovviamente ad Uncharted in tutto e per tutto. Questa serie, raga, durerà davvero pochissimo perché su Ciccio Gamer 89 ho visto che sono stati messi soltanto 8 capitoli, quindi 8 episodi, e già se non sbaglio siamo arrivati al terzo, quindi sarà molto breve. Comunque, è giusto farvelo vedere perché voglio far vedere anche i paesaggi e un po' la storia in questione. Dire che la tizia è molto affascinante. Merda. È simpatica, si solo che la voce della doppia attrice un po' fa cagare, però va bene. Ci può stare. Sono lusingata che ci prenda tanto sul serio. Comunque, questa è questa in questione, raga. Quella porta. Quindi, okay, finito questo gioco, non prima so davvero cosa cacchio devo fare, ma va bene. Comunque, questi me li tengo, non penso che me li vendo. Certo. Tranne che mi vendo questo. Perché Uncharted 4 è bellissimo, raga, e non me lo vendo. Anzi, ci sono altri Uncharted prima, sinceramente li vorrei prendere. Comunque, dopo questo gioco spero di farvi vedere invece The Sims 4, che lo voglio a tutti i costi. Cioè, deve essere una figata pazzesca The Sims 4. Vabbè, andiamo a ammazzare un po' di gente, va? Ci vediamo, raga, al prossimo appuntamento.